Marco, sono Stefano Grilli, lavoro attualmente in Develer, facciamo un sacco di cose interessanti, tra cui lavorare con Cura, e quindi oggi sono qui per presentarvi come sfruttare la potenza del GPU usando PyCura, che è il suo wrapper Python di Cura, e Friends, quindi qualche amico. In realtà mi hanno chiesto sul Sintiero Python se Friends, la parte, diciamo, riguardava OpenCL. In realtà no, guarderemo un paio di librerie per fare GPU computing a più alto livello e faremo un paio di paragoni rispetto a, insomma, tra CUDA e OpenCL, come definiscono le due tecnologie. Durante la preparazione di questo talk ho, diciamo, trovato diverso materiale interessante che ho raccolto su questo sito qua. C'è qualche codice che ho scritto, qualche paper che ho trovato che parla di CUDA, di confronti tra OpenCL e CUDA, cose che, insomma, possono interessare. E gli argomenti per oggi sono questi. Parleremo di cos'è la GPU in breve e cos'è il GPU computing. Parleremo di cos'è PyCUDA, come relazionano questi due argomenti. Cos'è CUDA, cos'è PyCUDA, e vedremo un esempio, un piccolo esempio di come PyCUDA funziona. Poi parleremo un attimo dei task, dei kernel, dei problemi che si possono risolvere velocemente su una GPU, e poi vedremo un altro paio di librerie per fare GPU computing a un, insomma, livello di astrazione più alto. Va bene, partiamo con il primo argomento: cos'è una GPU? La GPU è l'acronimo for Graphic Processing Units, e sono dei processori che erano stati progettati inizialmente per aiutare la CPU a, diciamo, renderizzare le immagini, quindi fare operazioni di rendering grafico. Vista l'alta parallelizzabilità delle operazioni di rendering, queste GPU si sono evolute sempre come processori più veloci e soprattutto aumentando il loro numero di core, quindi diventando sempre potenti, diciamo, processori sempre più paralleli. Come la GPU differisce dalla CPU? Va bene, in questa immagine qua possiamo vedere le differenze principali. La CPU prova, diciamo, cerca di raggiungere le migliori prestazioni appoggiandosi su una cache grande e veloce, mentre prova a mantenere semplice il controllo, la parte dedicata al controllo di flusso delle istruzioni. Prova a rendere più complessa questa parte qua. La CPU invece si appoggia su un gran numero di unità aritmetiche logiche per fornire il miglior output in fatto di arithmetical output, quindi si parla di operazioni matematiche che riesce a compiere tempo, e tenendo semplice la parte di controllo e tenendo una piccola cache. Questo, diciamo, ha senso perché la grossa cache, la cache veloce della CPU, è principalmente studiata per nascondere la latenza di accesso alla memoria RAM. Questa cosa qui invece non è pensata per funzionare in questo, la GPU invece funziona in un altro modo, permette di nascondere la latenza di accesso alla memoria RAM sfruttando l'alto parallelismo che riesce a offrire, quindi sfruttando il fatto che diciamo, vengono eseguite molte operazioni in parallelo, si riesce a nascondere questa latenza di accesso alla RAM. Quando le GPU sono riuscite, diciamo, a svolgere operazioni che esulavano, diciamo, dal rendering grafico, quindi si sono evolute e hanno aumentato la portata dei problemi che si sono che potevano risolvere, questo ha dato vita al GPU computing. GPU computing, diciamo, con GPU computing, con GPU computing, la GPU funziona come un coprocessore per la CPU e permette di spostare alcuni task che la nostra applicazione risolveva in maniera seriale sulla GPU e sfruttare l'alta, diciamo, l'architettura fortemente parallela della CPU per ottenere degli incrementi di prestazioni significativi. Chiaramente questi incrementi di prestazioni sono limitati dalla legge di Hamming,
ovvero cioè, diciamo il GPU computing ha più senso se utilizzato in un'applicazione dove svolge, che risolve molti task eseguibili in parallelo, o comunque il cui task principale è eseguibile in parallelo. In questo caso qui, traducendolo o comunque spostandolo l'esecuzione sulla GPU, si riesce a guadagnare un discreto incremento di prestazione. Inoltre, quando si fa GPU computing, è importante tener conto di alcuni overhead che sono dovuti alla comunicazione tra la CPU e la GPU. Questo perché i dati che vengono elaborati sulla GPU devono essere spostati dalla memoria dell'host, quindi della CPU, dalla memoria RAM della CPU a quella della GPU, e poi dopo l'elaborazione i risultati devono essere spostati indietro sulla memoria della CPU. Ok, questo è come il GPU computing funziona. CUDA in questo contesto è una tecnologia per fare GPU computing. È stata prodotta dalla Nvidia e rilasciata dal 2006 e adesso è largamente diffusa all'interno dell'ambiente dell'high performance computing e in molte librerie e software che sono anche diciamo distribuite commercialmente. Sul sito della Nvidia c'è uno showcase che raggruppa tutti questi software, molti di questi software e di queste librerie che si appoggiano su CUDA per un discreto incremento di prestazioni. E vabbè, CUDA non è l'unica tecnologia con cui si può fare il GPU computing. L'altra tecnologia più famosa, l'alternativa più famosa, è OpenCL. OpenCL è una libreria che permette di scrivere applicazioni che scalano molto su architetture parallele e non solo, puoi scrivere un programma che gira su una varietà di architetture eterogenee. È molto simile nei concetti, nella sintassi a CUDA. Ci sono addirittura dei programmi che ti permettono di tradurre automaticamente il codice scritto con CUDA a OpenCL e viceversa. E ne ho messo uno sulla reference page che ho messo all'inizio. E la domanda che sorge spontanea è: perché usare CUDA invece di OpenCL o usare OpenCL invece di CUDA? Perché dato che sono due tecnologie simili, soprattutto in fatto di prestazioni che si possono ottenere. E Andrea, il maintainer delle Python bindings per CUDA e OpenCL ha steso una piccola lista dove elenca i pro e i contro di entrambe le librerie e alla fine conclude che non c'è una ragione forte per usare una libreria invece di un'altra. Secondo me invece in ambiente di produzione CUDA è ancora la migliore scelta. Questo per un paio di ragioni. Prima di tutto, CUDA è stato rilasciato, come dicevo prima, nel 2006 e è utilizzato in una grande tipologia di software, soprattutto riguardo alla high performance computing, ed è stato quindi testato su varie tipologie di software. È arrivato a una certa maturità che OpenCL ancora non ha. La seconda, anche questa è molto importante in un ambiente di produzione, è il supporto. Mentre la tecnologia CUDA è ufficialmente supportata da Nvidia e Nvidia fornisce il supporto a questa tecnologia, driver e tutto il resto, OpenCL è il supporto alla tecnologia OpenCL lo devono dare i produttori di hardware nei loro driver. Ogni produttore fornisce il proprio driver che dovrebbe supportare OpenCL. E in molti casi questi driver che attualmente sono disponibili non sono molto stabili o comunque sono ancora in versione beta o comunque non hanno ancora le prestazioni paragonabili magari a quello che si può ottenere con una buona implementazione CUDA. Insomma, ci sono ancora delle piccole cose che devono essere sistemate affinché OpenCL possa, secondo me, essere usato in un ambiente di produzione. Comunque le cose stanno cambiando, visto diverse implementazioni OpenCL che funzionano.
Come funziona pure? C'è un piccolo riassuntino veloce di come funziona. Allora, il modello di programmazione CUDA usa host e device, queste due parole, per identificare le risorse che sono relative alla CPU e alla GPU, tipo la RAM, i thread, queste cose qua. Con CUDA si possono definire delle funzioni che durante l'esecuzione del programma verranno eseguite sulla GPU invece che sulla CPU. Queste funzioni possono, diciamo, vengono eseguite da un certo numero di thread che possiamo decidere al momento del lancio configurando il nostro, la nostra funzione che chiamiamo, e questi thread, che eseguono sempre la stessa funzione, hanno ogni thread ha un ID. Questi thread sono divisi in blocchi, quindi avremo che lanciando un certo numero di thread, questi sono divisi in blocchi e questi blocchi formano la griglia di esecuzione. Sia i thread che i blocchi hanno un proprio ID. E questo ID è reperibile all'interno del kernel per sapere quale dato prendere dalla RAM o quale operazione svolgere. È un po' come la fork sotto Linux. All'interno del mio kernel posso accedere a questo ID per sapere attualmente in quale thread sono, per scegliere quale dato prendere dalla RAM o quale operazione fare. Durante la loro vita, l'esecuzione del kernel, questi thread possono accedere a diversi spazi di memoria. Allora, il primo spazio di memoria a cui il thread può accedere è lo spazio di memoria locale, che non può essere acceduto da nessun altro thread, chiaramente, eccetto che il possessore. E il secondo spazio di memoria, che è molto utile, è uno spazio di memoria condiviso per thread all'interno dello stesso blocco. Questo permette di fare comunicazione tra thread dello stesso blocco, di condividere risultati intermedi della computazione, di condividere risultati, o semplicemente possiamo usare anche la shared memory come una veloce cache, visto che di solito è una memoria abbastanza veloce. Per, insomma, questo è uno di quegli spazi che i thread possono accedere. Thread di blocchi differenti non possono accedere allo stesso spazio condiviso, quindi non si può fare comunicazione tra un blocco, tra thread di un blocco e thread di un altro, attraverso questo spazio. Lo spazio invece al quale tutti i thread della grid possono accedere è lo spazio di memoria globale. Lo spazio di memoria globale è accessibile da ogni thread della griglia di esecuzione ed è anche l'unico spazio di memoria a cui l'host può accedere per metterci i dati di input. Quindi l'host riesce, diciamo, copia i dati di input nella memoria globale. I thread leggono questi dati di input, fanno i loro calcoli, le loro computazioni usando eventualmente altri spazi di memoria locale condiviso e poi rimettono nella memoria globale i risultati della computazione. A questo punto l'host prende e fa il fetch dei risultati. Questo è più o meno come, diciamo, una visione, basta un riassuntino di come CUDA funziona. Poi dettagli, insomma, ci sono un sacco di dettagli. Vabbè, siccome siamo Euro Python, vogliamo vedere come accedere a tutto questo da Python. Una delle risposte è PyCUDA. PyCUDA è una libreria che permette di accedere a tutta l'API Nvidia in una maniera abbastanza semplice, fornendo un sacco di utilità, di feature che rendono veloce la stesura del codice. Funziona come una libreria Python dovrebbe funzionare, quindi abbiamo l'object cleanup automatico, quindi la gestione automatica degli errori e quindi la traduzione in eccezioni, e è pienamente integrato con NumPy. E una delle killer feature di PyCUDA riguarda la metaprogrammazione, perché questa è una cosa che non, diciamo, una feature che non è possibile, che non ha la libreria Nvidia C, le API di Nvidia per il linguaggio C non possono fare questa metaprogrammazione. Questo è abbastanza, è una cosa abbastanza buona, perché ci permette in alcuni casi di guadagnare prestazioni. Vabbè, vediamo un piccolo esempietto di come funziona PyCUDA, che rende sicuramente più l'idea. Sì, ho scelto un task molto semplice, ho scelto di farvi vedere come funziona la somma di due vettori in CUDA. È una cosa abbastanza semplice, e se dovessimo farla nel classico modo come facciamo sulla CPU,
faremo semplicemente un for, un loop, diciamo, su ogni elemento dell'array, e faremo una somma per ogni elemento e scriveremo i risultati in un array risultante. Facile. La CPU, l'approccio è un po' differente. Noi lasciamo, diciamo, facciamo in modo che ogni thread faccia soltanto una somma e poi lanciamo tanti thread quanti servono per coprire tutti gli elementi dei nostri vettori che vogliamo sommare. Quindi lanciamo n thread e ogni thread fa soltanto una somma. Semplice. Vabbè, se si prova a scrivere un programmino del genere che fa queste due cose, potrebbe prendere qualche riga più di quello che pensate. Questi sono i due programmi. C'è, come si può vedere, c'è una discreta, c'è un 50% di codice meno scrivendo in PyCuda, molti programmi Python, e ora zoomiamo, vado a leggerlo. E vabbè, partiamo dall'altro e vediamo le differenze, quali sono per questi due programmi. Allora, nella prima parte abbiamo che il programma, diciamo, scritto con le Nvidia C APIs, insomma, in questo caso è sufficiente includere l'header CUDA.h e uno può scrivere tutto il programma. Dal lato PyCuda invece dobbiamo importare qualche modulo in più. Il primo modulo che importiamo è PyCuda.init, che è il modulo che compie tutte le operazioni necessarie automaticamente per eseguire codice e preparare la CPU all'esecuzione del codice. Il driver, PyCuda.driver, invece contiene diverse funzioni che sono necessarie per scrivere il nostro programma. Ora dopo ne vedremo alcune più avanti. E mentre la classe SourceModule dal modulo PyCuda.compiler sarà la classe che gestirà il nostro codice che verrà eseguito sulla GPU. Quindi noi scriveremo il nostro codice e questa classe si occuperà di gestirlo. E alla fine importiamo NumPy. Come abbiamo detto prima, NumPy è strettamente legato a CUDA, cioè CUDA è strettamente legato a NumPy. E useremo NumPy per gestire questi due vettori. Va bene. Nella seconda parte, abbiamo il kernel. Questo è il kernel che fa esattamente quello che ci interessa, quindi la somma dei due vettori. Sono i vettori e mette risultati in un vettore di destinazione. Esattamente quello che abbiamo visto prima. La cosa bella di PyCuda è che il kernel è esattamente lo stesso sul programma scritto con la Nvidia CA e quello scritto con PyCuda. L'unica differenza, cioè l'unica cosa che dobbiamo fare è inglobare il nostro codice all'interno della classe SourceModule. Questa classe si occuperà a runtime di compilare il codice e spedirlo sulla scheda video per farlo eseguire. Tutto molto automatico. Se andiamo avanti, una cosa, diciamo, vediamo il primo dei vantaggi di PyCuda, che non ha bisogno che ogni volta che si chiama una funzione, di controllare se ci sono stati errori o no, il suo valore di ritorno, dato che ogni funzione delle Nvidia C API, quando viene chiamata, ritorna eventualmente un error code se si sono verificati dei problemi. Ecco, diciamo, noi non abbiamo bisogno di controllare il risultato con PyCuda perché è in grado di farlo automaticamente, di incapsularlo in un'eccezione e noi ce lo possiamo gestire come facciamo con tutti i nostri programmi. Se andiamo avanti, questa parte è relativamente facile. Allochiamo memoria per vettori, li inizializziamo e facciamo la stessa cosa con PyCuda usando NumPy, come avevo detto prima. E poi, ecco, abbiamo un altro dei vantaggi di PyCuda. Questa parte di codice qui, si può magari vedere, alloca memoria sul device e copia sul device i vettori che abbiamo allocato nella parte di codice precedente. Questo è necessario con le Nvidia C API perché il kernel che verrà eseguito sul device chiaramente prenderà i dati dalla memoria del device e quindi noi dobbiamo copiare i nostri vettori su quella memoria. PyCuda riesce a gestire automaticamente questa cosa e vedremo come nella prossima slide, evitandoci diciamo, l'onere di allocare memoria sul device e copiare la memoria tutte le volte
device, insomma questo è un bel risparmio di codice e di pago. Se andiamo alla prossima slide, vediamo che entrambi i programmi adesso configurano il kernel per l'esecuzione, scegliendo il numero di thread per blocco che devono essere lanciati e il numero di blocchi che devono essere lanciati. In questo caso abbiamo 256 thread per blocco e un numero di blocchi variabile rispetto alla dimensione del vettore. Quindi essenzialmente la nostra dimensione del vettore lo dividiamo per 256 e abbiamo il numero di blocchi che devono essere lanciati per coprire l'intero numero. Questo in entrambi i programmi è possibile farlo. E l'altra differenza che notiamo tra questi due codici è il fatto che alla fine dell'esecuzione del kernel abbiamo bisogno di copiare i risultati che sono memorizzati nella memoria del device alla memoria dell'host. Quindi facciamo un altro main copy, e non so se fate caso alla differenza, questo qui è un device to host, mentre quello precedente è un main copy host to device, vedete la differenza. Diciamo, dobbiamo copiare sulla RAM i nostri risultati per averli disponibili. PCUDA gestisce questa cosa automaticamente usando alcune delle funzioni del driver, che sono veramente quelle che ti tolgono tutti i problemi. Si tratta di driver.out e driver.in, e sono delle funzioni che specificano quali sono i vettori, quali sono gli array da copiare sulla memoria del device prima dell'esecuzione del kernel, in questo caso driver.in, e quali sono gli array da copiare dopo l'esecuzione del kernel sulla memoria dell'host, in questo caso driver.out. Esiste anche una funzione driver.in.out se vogliamo fare i calcoli. Andando avanti, vediamo che qui faccio il controllo dei risultati, quindi eseguo la stessa somma dei due vettori sulla CPU e controllo che i risultati corrispondano. Questa è una buona pratica quando si fa un CPU programming, ma è importante controllare la correttezza dei risultati, soprattutto in fase di sviluppo. E alla fine liberiamo le risorse. Questa operazione, come abbiamo già visto, non è necessaria in CPUDA perché queste vengono automaticamente liberate così. E mentre su NVIDIA CDPI dobbiamo liberare sia la memoria del programma che quella CUDA free su device. Questo è come funziona il modello di programmazione CUDA. Ora, la cosa interessante è che se uno prende questo codice sorgente e lo fa eseguire su una CPU, anche la più potente, avrà poco o nessuno speed up, anzi ci sta che la CPU vada più veloce. Questo perché praticamente in questo caso qui la somma di due vettori è un task fin troppo semplice per la CPU ed è fa più spostamenti di memoria che calcoli aritmetici, perché abbiamo da spostare i vettori in memoria, tre devono prendere i vettori ed entrambi i valori devono sommarli, scrivere e ricopiare di nuovo i vettori in memoria globale, e poi l'host deve ricopiare i risultati sulla sua memoria. Cioè è più un problema di limite, sono fatto più spostamenti che operazioni, e questo è molto limitante perché sei limitato alla banda di memoria che hai a disposizione. Questo problema è conosciuto come problema di intensità aritmetica. I programmi che hanno una bassa intensità aritmetica sono spesso limitati dalla banda, questo problema della banda di memoria limitata solo. Spesso è possibile, nei casi reali, nel mondo reale, noi non scriviamo un programma per CUDA che faccia la somma di due vettori. Spesso i programmi che dobbiamo scrivere o gli algoritmi che dobbiamo portare su CUDA sono più complessi. È anche una fortuna per via di questo discorso della complessità dell'intensità aritmetica. E spesso può essere facile, può essere abbastanza semplice scrivere un primo algoritmo che risolve il nostro problema su con CUDA e fa le cose come dovrebbero essere fatte, quindi funziona per bene e dai risultati corretti. È molto più difficile scrivere un kernel che risolve un problema correttamente e va anche veloce.
Questo perché diciamo, ci sono, diciamo, ottimizzare, scrivere un po' il kernel, diciamo, è una questione di diverse, diciamo, comprende diversi argomenti, comprende diverse questioni. La prima di tutte è che quando si scrive un buon kernel dobbiamo avere prima una buona conoscenza del modello di programmazione CUDA. Io ne ho fatto un piccolo accenno, ma è possibile trovare online un sacco di documentazione, cioè il mio consiglio è prendere la documentazione ufficiale fornita dalla Nvidia e guardarla tutta. In questo modo, diciamo, si riesce ad avere una buona conoscenza del modello di programmazione, che ha molti più dettagli di quelli che ho elencato, chiaramente, e anche dell'architettura hardware sottostante, perché ottimizzare la questione, cioè, diciamo, non è dipendente dall'architettura sottostante. E diciamo, quindi il mio consiglio è prima di impararsi bene come funziona il modello di programmazione, come funziona l'architettura sottostante e come il modello di programmazione è mappato sull'architettura, il famoso modello di esecuzione. Diciamo, se avete CUDA, se ho commentato un pochino su CUDA, le prime cose che trovate sono proprio queste: modello di programmazione e modello di esecuzione. Una volta che magari avete scritto il vostro algoritmo, è possibile ottimizzare passo dopo passo il vostro codice, cambiando eventualmente l'algoritmo, cambiando il codice, cercando di ottimizzarlo per farlo andare più veloce. Un lavoro di questo tipo, che secondo me è uno dei migliori lavori che è stato fatto per quanto riguarda l'ottimizzazione del CUDA, uno degli esempi più significativi che ho trovato, è stato fatto da Mark Ellis, ed è un tizio che lavora all'Nvidia e ha messo online delle slide che io ho messo il link sul mio sito. Ha fatto, diciamo, delle slide, una presentazione su come ottimizzare passo dopo passo le operazioni di riduzione. Le riduzioni sono una cosa abbastanza comune quando si fa, diciamo, calcolo parallelo, poi, nel senso, se io voglio per esempio fare la somma di tutti gli elementi in un vettore, si può fare attraverso una riduzione. E lui fa vedere, scrive il primo kernel che gli viene in mente, che funziona, quindi la classica riduzione che prende, diciamo, riduzione del modello ad albero, due thread sommano gli elementi, e lo ottimizza passo passo, diciamo, giustificando tutte le volte come mai ha cambiato il codice in un certo modo, come mai ha fatto, diciamo, una certa scelta invece che un'altra, e arrivando ad ottenere alla fine un incremento di prestazioni 30 volte superiore a quello del suo primo kernel che aveva scritto. E quindi significa che l'ottimizzazione, insomma, è molto significativa. La conoscenza dell'architettura sottostante, oltre che del modello di programmazione, è importante. E beh, non so se avete intenzione poi di approfondire questi argomenti, questo è un esempio che vi consiglio assolutamente di guardare, è abbastanza semplice e allo stesso tempo molto significativo. Tra l'altro, il codice a cui arriva alla fine per fare la riduzione in parallelo è uno dei codici che io uso continuamente quando scrivo programmi per CUDA e l'ho ritrovato in diversi programmi anche, diciamo, non scritti da me. Quindi è veramente molto buono. Soprattutto capire come è stato preso. Ok, l'ultima cosa, diciamo, come ultimo argomento di quello che volevo, questo talk, volevo presentarvi un paio di librerie che diciamo, permettono di fare più computing a un livello più alto. Questa, la prima libreria che voglio presentarvi, è secondo me la più interessante, la più carina. È una libreria che permette di definire delle funzioni che vengono eseguite sulla CPU usando soltanto la sintassi Python. Vi faccio vedere un esempio che si capisce subito. Per usare questa libreria è sufficiente importare dal modulo Copperhead tutti i nomi. E poi io inizio a definire la mia funzione. Ora, in questo caso, ho definito una semplice ASCII, quindi abbiamo scalare A che moltiplica un vettore X e viene sommato un vettore Y. E io definisco questa operazione semplicemente utilizzando le list comprehension, quindi una sintassi Python valida, standard.
dopo aver definito la mia funzione, posso definire il mio vettore, definisco il mio vettore x e y come due liste standard, ok? E dopodiché chiamo la mia funzione. Questa funzione verrà automaticamente eseguita sulla GPU. E tutto questo grazie alla magia del calcolatore C, che indica a comprendere che la funzione deve essere tradotta in un kernel CUDA, che deve essere uploadata sulla GPU e eseguita sul device. Se non avesse una versione Nvidia, quando ci si schianta o salta? Allora, in questa libreria qua, no, il codice semplicemente non lo riesci neanche a installare, diciamo così, perché allora questa qui è una libreria che è ancora in fase di sviluppo e quando quindi devi scaricare i sorgenti e compilarla. Lui cerca l'NVIDIA Toolkit, ok, che deve aver installato. Se non c'è una scheda video NVIDIA sul tuo computer, lui ti dice che non trova una GPU e sì, non esegue, diciamo, schianta, come dici te. No, figurati. Lo usiamo tutti questo termine. E quindi, diciamo, non viene eseguito. In compenso, diciamo, tu hai comunque definito una funzione che è completamente, diciamo, valida dal punto di vista della sintassi Python. Misera considerazione. E vediamo qualche dettaglio. Allora, come ho detto, si può usare, sintassi Python valida, però soltanto, diciamo, sotto insieme. Diciamo, io posso usare lambda, posso usare le map, posso usare la zip, posso usare diverse funzioni che sono state riscritte nel modulo Copperhead, ma per esempio non posso definire la mia funzione Raspberry come, diciamo, for, che va dal primo all'ultimo elemento. Questo per via che il compilatore di Copperhead non riesce a fare analisi su questo tipo di costrutto. For non riesce ad analizzarlo in questo modo qua, ma ha bisogno di eseguire operazioni usando una map, una list comprehension. Gli array sul quale, alcune altre limitazioni sono che gli array sul quale possiamo fare calcoli non possono essere composti da classe o metaclasse. Possiamo fare calcoli su liste, liste di liste, liste di tuple, quello che più ci torna comodo, ma non classi o metaclassi. Inoltre, quando scriviamo una funzione Copperhead dobbiamo attenerci a una politica di strong typing, ovvero non possiamo scrivere una funzione che ritorna tipo 1 o false. No, la funzione ritorna 1, 0 o true o false. Questo perché il compilatore Copperhead ha bisogno di avere sempre lo stesso tipo di ritorno. Questo serve per soprattutto avere alte prestazioni, cioè, diciamo, per avere un incremento di prestazioni. Se io ritorno il tipo che voglio, devo analizzare poi che tipo è, quindi perdo performance. Questa libreria è integrata completamente con NumPy, quindi possiamo tipo riscrivere l'esempio di prima, molto semplice, giusto sostituendo x e y con degli array NumPy, e funziona immediatamente. Quindi possiamo utilizzare anche questa libreria all'interno magari di programmi che già sono stati scritti con NumPy, senza bisogno di cambiare troppo il codice. Inoltre, una cosa carina, che è molto utile soprattutto in sviluppo, è che offre, diciamo, Copperhead offre un meccanismo per diciamo, eseguire la nostra funzione Python o sul, diciamo, sulla GPU. Usando il costrutto with, possiamo specificare se la nostra funzione deve essere eseguita sul device o sull'host. Questo può essere comodo perché diciamo, possiamo sviluppare la nostra funzione che funziona correttamente in Python e poi eventualmente vedere se funziona automaticamente sulla GPU. Questa libreria ha alcuni contro ed è prima di tutti la mancanza di documentazione. Se si va sulla home page del progetto è possibile trovare una documentazione che spiega come funziona, che spiega quali sono i limiti, che spiega in dettaglio, diciamo, cosa può fare e cosa non può fare. Però non c'è molto altro da leggere, non ci sono molti altri documenti che la descrivono. Fra l'altro c'è sul mio sito linkato un documento abbastanza interessante dell'autore di Copperhead, penso sia la sua tesi di dottorato.
qualcosa del genere, dove parla di come ha scritto Copperhead, di come, diciamo, delle tecniche che utilizza. Copperhead comunque è un progetto che vuole portare il parallelismo digitale a parallelismo, quindi il parallelismo legati a Python, e non è strettamente il Python, non è strettamente legato a CUDA. Quindi diciamo che eventualmente, no, attualmente dipende da PyCUDA, che bisogna avere PyCUDA installato per installare Copperhead, ma in futuro per esempio potrebbe supportare altri backend, per esempio OpenCL. Attualmente funziona solo. L'ho utilizzato per un po' Copperhead, ho fatto qualche esempio per questo che è veramente banale, ho provato a utilizzare, a fare anche altre piccole cose, ne ho messo uno online che file fading da un'immagine all'altra, diciamo cose molto semplici, però la mia idea è che ancora non sia pronto per un ambiente di produzione. Questa è anche l'idea dell'autore, perché lo scrive nella documentazione, che è un progetto ancora in via di sviluppo. Cioè Copperhead funziona bene, funziona quando funziona, il problema è che per via del fatto che richiede dei tipi, che i tipi siano fissati, lui ha, diciamo, per fare questa cosa qua ha un type inference system, un sistema di per capire quale tipo devo usare, che a volte non capisce bene che cosa stai provando a fare. E quindi questo significa che quando vai a lanciare la tua funzione, cioè quando vai a eseguire, a lanciare il tuo codice, lui non riesce a lanciare la funzione, ti dà type inference error, è abbastanza fastidioso, perché per aggirarlo magari devi riscrivere il codice, devi cambiare qualcosa nel tuo codice per cercare di fargli capire cosa deve fare, però per il resto funziona, insomma, però va. Ci hanno anche fatto delle implementazioni di cose relativamente complicate, comunque se andate sul sito vedete tutto quello che ci hanno fatto. L'altra libreria che volevo presentarvi è Theano. Theano è una libreria che ti permette di definire delle espressioni algebriche e compilarle per diciamo eseguirle con speed up maggiori rispetto a quelli che si ha con NumPy, con Python. Una caratteristica interessante di questa libreria è che offre, cioè ti permette di fare GPU computing completamente in maniera trasparente. Vediamo un esempio. L'esempio è esattamente quello di prima, definisco la mia Arxby, ma siccome Theano è un compilatore di espressioni matematiche, dobbiamo dichiarare quali sono i dati di input, quindi abbiamo A, insomma, il nostro scalare, e C, Y, sono i nostri due vettori, e poi chiamiamo diciamo, la function definendo quali sono i dati di input e vabbè, definendo le operazioni matematiche che devono essere fatte. Questa chiamata qua compila automaticamente la funzione per eseguirla sfruttando soprattutto un riuso aggressivo della memoria in modo da migliorare le prestazioni. Non crea per esempio copie aggiuntive o copie temporanee dell'array, cosa che per esempio con NumPy si verifica, si può verificare. Poi vabbè, posso dichiarare i miei due vettori che voglio sommare come standard Python list, quindi e poi posso chiamare, diciamo, la mia la cosa, diciamo, che si può notare da questo esempio è che non c'è nessun riferimento alla GPU. Questo perché Theano, come dicevo prima, offre GPU computing in maniera trasparente, e per far girare questa cosa sulla GPU è sufficiente impostare la variabile ThianoFlex con device uguale a GPU. In questo modo automaticamente Theano riesce a leggere questa variabile, vede che il codice deve essere eseguito sulla GPU e automaticamente esegue questo codice sulla GPU. Vediamo qualche altro dettaglio. Allora, è pienamente integrato con NumPy, quindi come prima possiamo sostituire le nostre liste con dei vettori NumPy. A differenza di Copperhead, ha una documentazione molto completa. Se andate sulla home page del sito trovate un sacco di esempi, alcuni semplici e altri molto complessi, di come si può utilizzare Theano per fare programmazione con la GPU,
si possono trovare diversi esempi su questa homepage. E l'idea che mi sono fatto usando Theano è che è abbastanza pronto per essere utilizzato in ambienti di produzione, cioè ha una licenza BSD, ha una comunità attiva di sviluppatori e utenti, ci sono dei forum dove poter segnalare eventuali problemi, non so, c'è comunicazione con gli utenti, e ha anche un buon bug tracking system dove possiamo segnalare eventuali errori o bug si incontra usando questa libreria. Alcuni contro di questa libreria sono che allora, se uno vuol scrivere un programma che funziona velocemente sia sulla CPU che sulla GPU in maniera trasparente, deve prendere alcuni accorgimenti dichiarando quali sono le variabili della propria espressione che devono essere copiate dalla memoria al device e dal device, cioè dalla memoria host alla memoria device, dalla memoria device alla memoria host, altrimenti Theano fa troppi trasferimenti di memoria e si perde spesso prestazioni. Usando alcuni accorgimenti è possibile, diciamo, evitare questo problema. Inoltre, durante, diciamo, le mie sperimentazioni ho visto che non tutte le funzioni vanno più veloci, cioè diciamo girano in maniera vanno più veloci se le eseguiamo sulla GPU. Io ho provato a eseguire, diciamo, ho trovato questo problema qui quando ho provato a eseguire una convoluzione, e tutte le altre funzioni ho visto che effettivamente girano in maniera più veloce, e questo perché le altre funzioni sono principalmente operazioni di algebra lineare, quindi moltiplicazioni matrici vettori. E questo anche perché Theano è una libreria che era stata originariamente pensata per scrivere algoritmi diciamo algoritmi veloci per per le support vector machine, quindi noi scrivevamo il nostro algoritmo di apprendimento e lo facevamo girare con Theano per sfruttare la GPU. Quindi diciamo le operazioni di algebra lineare sicuramente sono, cioè sono ottimizzate soprattutto il prodotto matrice vettore, mentre altre funzioni bisogna sperimentare, diciamo così. Vabbè, giusto per fare un riassuntino di quello che abbiamo visto oggi, cos'è una GPU e cos'è GPU computer e GPU computing, cos'è CUDA e un'idea generale di come funziona il modello di programmazione, cos'è PyCUDA, quali sono i vantaggi e come funziona. Abbiamo parlato un attimino di come, diciamo, di quali sono i task che girano velocemente sulla GPU, che si adattano bene alla GPU, e abbiamo visto un paio di librerie per fare GPU computing a un più alto livello senza sapere tutta questa roba che ci sta dietro. Vabbè, io ho finito, se ci sono domande. Una cosa volevo dire: quando praticamente nell'ultima libreria che hai presentato, che è trasparente, GPU computing, praticamente uno si deve fidare delle ottimizzazioni che sono state fatte dietro, come hai detto tu, e quindi diciamo quello che tu hai detto a metà della presentazione, dici sì, ho trovato un esempio così valido che ho seguito e hanno seguito anche altri, praticamente poi quell'esempio lì sarebbe, diciamo, uno schema di funzionamento che poi può essere stato messo dentro quella linea. Immagino che sì, immagino che sia implementato bene o hanno quella funzione, sì, sì. Magari ne hanno un'altra altrettanto valida, però sì, mi immagino che l'ottimizzazione, cioè diciamo che sia ottimizzata. Ma quando uno chiama, perché diciamo l'ultima che hai presentato a sua volta sotto a PyCUDA, che a sua volta a CUDA, cioè è una praticamente sotto c'è sempre quel modello che hai detto di blocchi, di hard, di memoria, sì. Soltanto che uno progressivamente lo vede meno perché sale, esatto, il livello della libreria. Perché entrambe le librerie che ho presentato hanno bisogno, dipendono da PyCUDA. E poi, diciamo, queste librerie si occupano di astrarre anche quelle cose che vengono rese semplici da PyCUDA. Una ti permette, cioè ti lascia utilizzare solo la sintassi Python addirittura, cioè ti fa copyright. Theano ti permette di definire le tue operazioni, diciamo, le tue funzioni algebriche e non sapere neanche dove vengono eseguite. Cioè, questo è lasciato tutto, diciamo, alla libreria. Infatti, diciamo, c'è un pochino di overhead, perché per esempio sul Copperhead, diciamo, sono stati implementati degli algoritmi, hanno visto che le prestazioni che si ottengono sono
buone, però non sono buone altrettanto quanto un kernel ottimizzato a mano. Le due filosofie tra le due librerie che copre e quell'altra sono, cioè, perché una mi sembra che dica, una dice ti do una flessibilità estrema, tu lo puoi far girare sotto la CPU o sotto la GPU. Entrambe possono farti fare questa cosa. No, entrambe possono fare questa cosa. Allora dove differisco? Teano è un allora Copperhead è un progetto, diciamo, un po' più generale, non è strettamente legato a operazioni, fra virgolette, matematiche. Io posso lavorare sulle mie liste, sulle tuple, su array, diciamo, con dati Python abbastanza comuni. Essendo un progetto in via di sviluppo, è probabile anche che aggiungano, per esempio, il supporto per le classi o per, insomma, qualche altro tipo di dato complesso. Teano invece è strettamente legato a operazioni matematiche, ad algoritmi, a operazioni di algebra lineare. Io posso definire una mia funzione che comunque è comunque diciamo, un'operazione. Su quanto si può guadagnare? È chiaro che la domanda è anche sciocca, dipende, ma fino a quanto si può guadagnare? Allora, per quanto riguarda Teano, prodotto matrice vettore, loro dicono che è una delle operazioni che va più veloce nel filo dei loro dati. Non ho fatto un test, diciamo, su matrici enormi, ma loro dicono che è una delle operazioni che si fa meglio e si guadagna fino a 50 volte la velocità originale. Infatti è molto utilizzato nelle support vector machine, perché, diciamo, hanno molti dati e tutto può essere rappresentato, cioè, diciamo, sì, alla fine è tutto problema. Matrice. Esatto, matrici vettori hanno, diciamo, agilizzato il problema. Quindi se si può fare questa cosa qua. Copperhead, ho visto diciamo, le prestazioni relative rispetto a un kernel che è stato scritto a mano. Copperhead varia, diciamo, riesce a raggiungere un 80% di prestazioni rispetto al kernel scritto a mano, in alcuni casi qualche volta 50%, diciamo, chiaro, con lavoro fatto a mano viene meglio. Però per prototipizzare è una cosa che può essere abbastanza utile usare Copperhead. Secondo te quanto serve sapere come è fatta l'architettura di una GPU per costruire un codice anche con l'ultima libreria che hai presentato, che poi ti ha il massimo delle prestazioni? Allora, in questo caso qui Teano espone soltanto un concetto della GPU, espone la memoria, espone il fatto che te devi sapere che ci sono dei trasferimenti di memoria tra la host e il device. Questo perché se riesci, diciamo, a dichiarare le tue, cioè, diciamo, se usi gli accorgimenti giusti per dichiarare quali variabili sono quelle che devono essere copiate dal device all'host e dall'host al device, riesci a guadagnare abbastanza prestazioni. C'è un esempio proprio che parla di questo nella documentazione, fa vedere tre implementazioni su come queste possono essere cambiate per aumentare le prestazioni della GPU. Quindi, diciamo, ne espone una parte, diciamo, uno deve avere un'idea generale magari di come funziona, o comunque deve essere al corrente che sono due device differenti, che la GPU fa da coprocessore alla CPU e quindi i dati devono essere spostati. Però, diciamo, per quanto riguarda Teano e Copperhead è l'unica cosa da sapere. Secondo me nella slide in cui vi link la documentazione, forse chi è arrivato però con questo qua, in realtà volevo mettere qualche codice in più, poi però ho detto se lo metto, nel senso, non era proprio pronto, non era documentato, quindi ferito la luce, magari lo posso mettere. Scritto per l'occasione un algoritmo che fa la visita e l'ampiezza su dei grafi. Era carino perché faceva vedere come, diciamo, faceva vedere. In realtà ho messo il link al paper a cui mi sono ispirato. Faceva vedere come è necessario utilizzare una struttura dati che sia buona per la GPU, quindi una struttura, cioè non possiamo rappresentare un grafo sulla GPU come liste linkate o matrici di adiacenza. Fa vedere come si può usare, diciamo, come si può fare una struttura abbastanza semplice per rappresentare un grafo, e poi mostra un paio di tecniche che
non le sono inventate io, le hanno scritte questi due autori, di cui fra l'altro Simone già la utilizzavo, comunque queste due tecniche hanno scritto gli autori per modellare il problema, quindi diciamo fanno vedere che conoscendo l'architettura sottostante della GPU, in questo caso si parla del, cioè conoscendo che i thread vengono eseguiti in gruppi di 32 in maniera parallela in realtà, cioè non è un OK, posso lanciare un milione di thread ma non ho un milione di core, in realtà questi vengono scheduati sui core, insomma, sapendo quanti thread in realtà vengono eseguiti contemporaneamente, loro riescono a modificare l'algoritmo affinché questo giri meglio, giri più veloce, raggruppando thread che eseguono le stesse operazioni accanto, diciamo, raggruppando, mettendo insieme thread che eseguono le stesse operazioni. Questo era carino, ho scritto un'implementazione, ora se riesco nei prossimi giorni, riesco a metterlo online, lo faccio. Vabbè.